con il caso Trieste Green. Do la parola al direttore Alex Pernarcic. Eccomi qua, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Appunto, non hai pronunciato male in effetti il mio nome e cognome, siamo qua quasi bene, quasi bene. E mi chiamo appunto Aleš Pernarčič, sono direttore del GAL Carso e il Carso in questo senso si trova proprio nell'estremo nord-est italiano e della striscia sottile e lunga che va dalla città di Gorizia verso la città di Trieste, arrivando fino a Muggia. Quindi da un lato è bagnata dal mare, la parte sopra è di lato, invece verso est c'è il confine con la Slovenia. La cosa interessante è che ovviamente Carso è un fenomeno geologico che immagino tutti voi conoscete. Il nostro territorio ha dato il nome a questo tipo di evento, o chiamiamolo come volete, e dall'altro lato anche la vicina Slovenia, in realtà, e anche la Croazia hanno delle forme di carsismo che sono comuni e assolutamente identiche alle nostre. La cosa che ci separa ovviamente è un confine geopolitico. Bene, fatto questa piccola micro premessa, vado a spiegarvi quello che è stato il nostro progetto, quello che è il nostro progetto tuttora, la fase iniziale, la fase intermedia e ovviamente l'evoluzione dei prossimi anni e anche di quest'anno in corso. Chiedo scusa, conferma, anzi, avrei 15 minuti circa di tempo per raccontare un po' il tutto, più o meno siamo lì, no? Ok. Giusto per capire, per non dilungarmi troppo, perché poi inizio a parlare, Ho potrei anche non cercato, parlare. no, sì, lo so, tutti quanti abbiamo diciamo, una bella parlantina noi del GAL, però giusto per dare poi la possibilità, Contraddistingue. sì, esatto, per dare la possibilità anche agli altri di esporre, magari di far intervenire qualcuno, sì. Ok, sarò il più breve possibile. Ok, ottimo. Grazie. Allora, Trieste.green in realtà è stata nel lontano 2020, la risposta che il GAL Carso ha messo in campo proprio al problema del lockdown. Cosa succede? Immagino tutti quanti ricordate che a un certo punto non si poteva muovere di casa, le persone erano assolutamente sconcertate, non sapevano più come fare, cosa fare, al che riceviamo diverse telefonate dai nostri amici produttori e ci dicono: ma cosa faremo? Non siamo in grado di portare, vendere, fare, dobbiamo chiudere gli agriturismi, non c'è più nessuno che viene a dormire da noi. Un problemone. Cosa pensiamo? La cosa più semplice che ci è venuta in mente è ho detto: ok, proviamo a dare voce un po' a questi nostri produttori, a chi vogliono. Abbiamo quindi fatto un avviso pubblico, tra virgolette, avviso pubblico, nel senso che abbiamo manifestato sul nostro sito la possibilità dei nostri produttori a mandarci la loro disponibilità a fornire il cibo che producono, dove il listino prezzi e se hanno intenzione di mettersi insieme con qualche gruppo più ampio. Cosa significa? Il produttore XY poteva raggrupparsi con il produttore Z per portare in giro vino, olio, miele o anche salumi, se non ce li aveva, formaggi e via dicendo. Beh, in questo senso abbiamo raccolto nell'arco di una ventina di giorni quattro diverse aziende agricole che si sono poi organizzate internamente con altri per fornire un maggiore ventaglio di prodotti. Abbiamo pubblicato l'elenco dei soggetti che avevano la possibilità e che hanno aderito quindi a questa nostra missione di raccontare, di far emergere noi produttori e la possibilità di ricevere direttamente a casa il cibo da parte del territorio, giustamente. E pubblicando questa cosa ci siamo anche messi d'accordo con diversi soggetti a livello locale per la comunicazione, quindi alcuni media tradizionali, tipo il cartaceo, come anche media digitali, hanno fatto lavoro di comunicazione gratuita nei confronti del territorio. Bene, sul sito internet del GAL, che normalmente parla di cose estremamente noiose, se ci pensate bandi, incontri, parliamo di tutta una serie di cose che nella gran parte dei casi la gente interessa poco, abbiamo una media di 10 visualizzazioni mensili, più o meno, sto dicendo un numero all'epoca era questo. Nel momento in cui abbiamo pubblicato l'elenco delle aziende e la promozione congiunta fatta con i vari soggetti del territorio, avevamo nell'arco di una settimana
oltre 10.000 visualizzazioni e navigazioni online di diversi minuti. E questo è un dato molto, molto concreto, effettivamente. Al che, no? Dopo 3 giorni di promozione, l'azienda che si è a pianto, in realtà, perché non sapeva cosa fare, in effetti, durante il periodo del lockdown, ha detto: vi prego, togliete il nostro elenco dal sito perché non riusciamo a star dietro agli ordini. Bene. In quella fase poi succede che effettivamente abbiamo lavorato per una quindicina di giorni, circa 20 giorni in questo modo, al che capiamo che nell'arco di appunto questo mese, in realtà anzi un po' di meno, 21 giorni, abbiamo fatto circa 790 ordini. Ma il grosso problema era che c'era una completa disorganizzazione. Le persone trasportavano e consegnavano la merce, ogni azienda per conto proprio. Quindi magari uno che era di un posto doveva andare in un altro posto, nel frattempo però c'era un terzo soggetto che portava, e via dicendo. La possibilità da parte dei nostri consumatori di andare ad acquistare il vino non era possibile metterlo insieme con il formaggio oppure con il salume, e via dicendo. Al che riusciamo, no, a mettere insieme organizzarci, visto che i nostri produttori sono piccole aziende, in realtà tendenzialmente sono delle aziende familiari, il grosso problema è stato anche poi risolvere un grosso problema che era quello del trasporto, giustamente. E quindi con questa logica abbiamo iniziato a ragionare su come poter risolvere il problema, e quindi abbiamo deciso, e anche un altro problema in realtà, qua sono elencati diversi: preparare un portale, organizzare in modo professionale la parte sanitaria, incaricare un soggetto che gestisca il tutto e attivare poi anche il pagamento online. Vi ricordate anche che in quel periodo i contanti non erano proprio molto ben visti, e quindi a quel punto diciamo che è necessario e opportuno far partire il portale, che diventi di fatto anche un sito di e-commerce per i prodotti agroalimentari del Carso. In questo caso, dal 6 aprile 2020, facciamo partire questo portale. Il sito è stato creato come? Gratuitamente, con il supporto di un'associazione commercianti di lingua slovena. Alcune foto e video sono stati dati gratuitamente da un'associazione che si occupa appunto di comunicazione a livello territoriale. Alcune web agency si sono manifestate gratuitamente per fare la promozione del sito, dei prodotti, eccetera. L'unico investimento fatto dal GAL con fondi non strategia di sviluppo locale, quindi non PSR, fatto con 672 euro di promozione. Quindi abbiamo pensato che quindi in quel momento l'obiettivo era quello di dar voce ai piccoli produttori, innanzitutto narrandone la loro storia, la loro eccellenza e i loro prodotti di qualità. Perché tutto questo? I nostri produttori sono normalmente produttori vitivinicoli, sono produttori di olio extravergine d'oliva, di miele, di formaggi e di formaggi caprini, bovini e ovini. Però sono delle aziende estremamente piccole, difficilmente riescono ad arrivare alla grande distribuzione organizzata, anzi nella gran parte dei casi non ci arrivano proprio e non vogliono arrivarci perché non hanno le dimensioni, non hanno la capacità di produrre in questa dimensione. Dall'altro lato il territorio è estremamente povero dal punto di vista territoriale, come estensione, ma anche dal punto di vista della fertilità, eccetera, eccetera, anche perché è un terreno alcalino, è un terreno che è prevalentemente roccioso, ma ha un altro vantaggio, è un territorio che ha una elevatissima biodiversità. Parliamo di circa 1600 piante, specie di piante presenti in questi 200 km quadrati. Quindi parliamo di una biodiversità elevata dal punto di vista vegetale. E in questo contesto vivono e producono i nostri produttori. Ecco che negli anni alcuni produttori del vino si sono fatti riconoscere
e considerare a livello mondiale come produttori di vini naturali o dei vini macerati, ad esempio, no? I nostri produttori sono conosciuti a livello mondiale, non tanto a Trieste per dire, ma a livello mondiale si riconoscono i vari produttori del Carso per quello che appunto è la loro qualità dei loro prodotti. E su questo si rispecchia ovviamente anche tutto il resto. Quindi riuscire a portare questi prodotti direttamente a casa delle persone e raccontandone la loro storia, il loro impegno, la biodiversità e via dicendo, è stato l'obiettivo secondo del sito e il portale Trieste.green. Quindi se in un primo momento Trieste.green, che era in una fase abbozzata, era quella di consegnare, dare un supporto economico ai nostri produttori, al nostro territorio e rispondere alle esigenze delle persone di andare a mangiare, assaggiare i prodotti locali, la seconda fase è organizzare la distribuzione e cominciare a narrare il territorio, i prodotti, in chiave di un posizionamento più alto e più verde del territorio del Carso. Alcuni dati che non andrò a scrivere, di cui parlare, perché ce ne sono troppi e non poco, non troppo interessanti. Poi il primo effetto, la prima risposta è stata quella della voce delle persone, cioè cosa hanno detto le persone a livello territoriale. Beh, molti hanno lodato nel progetto dicendo bravi, avete fatto un ottimo lavoro perché siete riusciti a raccontare la contadinità, cioè il legame tra il territorio, la città e il Carso che spesso e volentieri è andato perso, purtroppo per tutta una serie di motivi, ma non vado ad elencarli. C'è stato uno shock ovviamente dei prezzi. Come vi dicevo, parliamo di prodotti di alta gamma, di vini che sono oltre il premio, in alcuni casi anche sono dei vini tipo Icon, e qua ovviamente le persone dicono 4,80 euro al litro per vino è una follia, 4,80 euro, cioè neanche l'acqua non costa 4,80 euro quasi ultimamente, no? Per cui, cioè, purtroppo la gente in alcuni ambienti, soprattutto in questo territorio, non è abituata a spendere di più per avere qualcosa di qualità. Un secondo concetto è quello di capire da che punto di vista siamo verdi, ecologici, biologici e via dicendo. E qua c'è ovviamente stata la necessità di andare a spiegare per quale motivo il territorio del Carso è diverso rispetto alle altre zone in cui si produce il vino, l'olio, il miele e via dicendo. Ovviamente anche i leader hanno apprezzato, ma questo perché? Perché a dirla tutta, il GAL Carso, con le 2-3 persone che ci lavorano, e il presidente insieme al CDA, è stato con i 12 comuni che ci sono, le ex province, via dicendo, l'unico soggetto che ha dato una risposta più o meno concreta al territorio e al consumatore, ma anche ai produttori. Bene. Poi ci sono ovviamente anche tanti commenti strani, e questi sono quelli, i commenti che trovate purtroppo lungo i confini, dove i confini non sono stati digeriti poi da molte persone per diversi motivi. Beh, però adesso a questo punto che ho raccontato un po' come siamo nati, come abbiamo fatto crescere Trieste Green, cosa è successo, ora devo dirvi come ci stiamo evolvendo ovviamente. Beh, Trieste Green a un certo punto non ha più la capacità di poter fare solo l'attività di cui vi dicevo, quindi è difficile stare in piedi facendo soltanto e-commerce, no? Quindi non soltanto con i prodotti del territorio, quindi abbiamo pensato a poter ampliare l'offerta dei prodotti da acquistare, quindi abbiamo cercato tutto quello che in Carso non c'è. Quindi, esempio, le farine che si trovano nel vicino Friuli, dei prodotti particolari come il kombucha, dei dolci fatti con prodotti locali e tutta una serie di altre cose che ovviamente anche delle paste, degli sfarinati, via dicendo, che sono appunto interessanti creando anche delle diverse box. Ovviamente abbiamo deciso che devono essere dei soggetti specifici, quindi delle caratteristiche specifiche all'interno. Abbiamo cercato di curare meglio le schede, abbiamo cercato di migliorare la navigazione del sito,
abbiamo cercato di creare una cosa, un insieme di prodotti logici, no? Non di buttare tutto quello che si poteva essere presentato all'interno, creando appunto delle logiche. Una delle cose più difficili in questo momento è quella di riuscire a migliorare la navigabilità del sito. Il sito naviga, ma piano, perché è molto carico, quindi un investimento da questo punto di vista ci dovrebbe essere sempre più consistente. Poi rendere il sito più caldo, più umano, più agricolo, quindi mettere magari foto, ricette, guide del territorio, storie delle persone. E tutto questo c'è effettivamente. Si trovano, ad esempio, quali sono le migliori spiagge del territorio, dove sono le vedette più interessanti, quali sono i percorsi consigliati per andare in bici, a piedi e via dicendo. Quindi, come vedete, abbiamo aggiunto al concetto di e-commerce anche le informazioni precise del territorio. Cosa significa? Informazioni precise non gestite da, tra virgolette, un privato, ma gestite da un privato che lavora in chiave, ok, pubblica. Quindi sono dati e informazioni verificate da questo punto, che derivano poi dal raccogliere tutta una serie di informazioni da progetti passati e andati nel dimenticatoio. Faccio un esempio banale: l'Alpe Adria Trail non è andato in dimenticatoio, attenzione, ma l'Alpe Adria Trail è un percorso a piedi che parte in Austria dal Grossglockner e dopo 600 metri arriva fino a Muggia. Quindi noi sul nostro sito ne parliamo, cosa che in realtà purtroppo alcuni nostri operatori non sanno nemmeno dell'esistenza. La cosa curiosa è che dal momento in cui abbiamo vissuto il Covid, no? Il turismo di prossimità o il turismo lento è esploso. Negli ultimi questi due, dall'altro anno a quest'anno, vediamo continuamente persone che camminano con gli zaini su percorsi che prima non sapevamo nemmeno dell'esistenza, su progetti ovviamente partiti diversi anni fa. Altra cosa, abbiamo cercato di far entrare all'interno di questo portale altre cose, altri prodotti esclusivi. Quindi qualcosa dedicato ai appassionati di vino, ma non solo. Alcuni eventi, quindi come dicevo, come GAL, curiamo alcuni eventi. Eventi quali, ad esempio, il 29 di luglio andrà in scena Malvasia in Porto. Malvasia in Porto è un evento che curiamo al 100% noi come GAL e vendiamo i biglietti direttamente online. Abbiamo creato durante gennaio, febbraio, marzo, abbiamo fatto dei food lab, cioè laboratori di gusto, andando a proporre, far conoscere il gusto del cibo locale con esperti e in abbinamento e anche con Slow Food Italia. Quindi accanto alla vendita di prodotti, le informazioni, abbiamo messo anche gli eventi. E adesso, non da ultimo, ma già dal 2021, abbiamo fatto partire anche la vendita delle esperienze. Esperienze quali, ad esempio, la passeggiata con il pastore, snorkeling nella nel parco di Miramare, che è un parco, una marina, oddio, è un parco, una riserva marina, chiedo scusa, non mi veniva la parola giusta, con il sup al tramonto, eccetera, eccetera, o degustazione di vino in cantina e simili. Quindi le esperienze sono appunto un insieme di, yacht e aperitivo nel golfo, wild night tra sciacalli e rapaci, eccetera. E anche qua abbiamo, tra virgolette, come nel caso dell'e-commerce, abbiamo cercato di imitare chi questo lo sta facendo da ormai a livello mondiale, una multinazionale, molto bene. Quindi dall'altro lato abbiamo cercato di imitare il più possibile Amazon, lo dico il nome, dall'altro lato abbiamo cercato di imitare Airbnb con le esperienze, andando a sviluppare, no, quell'offerta che fino a due anni fa sul nostro territorio non c'era, e senza il nostro aiuto quella cosa, quel tipo di esperienza non poteva nemmeno esistere. Perché non poteva esistere? Perché i nostri numeri sono completamente diversi da quelli che possono essere i numeri di Milano o di Roma o di Firenze, e dicendo, Trieste ha 200.000 abitanti. 200.000 abitanti di Trieste sono over 65, la metà. Quindi ci rivolgiamo a un pubblico un po', no? Un po'
non voglio offendere nessuno, è un po' datato rispetto a quelli che sono abituati a usare alcuni sistemi, alcuni strumenti. Ecco perché questi sono strumenti che vogliamo quindi strutturare per poi portarli e darli al turista, ovviamente. Abbiamo fatto una serie di calendari, eccetera, eccetera. Quest'anno, in realtà, avevamo 90 esperienze durante tutta l'estate, quest'anno ne abbiamo 60, un po' di meno, e vediamo che stanno funzionando molto bene. Funzionando molto bene nel senso che stanno andando, vanno quasi sempre in sold out, e ci sono sia turisti, ovviamente, ma anche locali che non sapevano di una determinata situazione. Quindi, il principio di Trieste Green, e quindi ve lo racconto alla fine, dopo avervi fatto la panoramica, è che cosa? Che parliamo di una sostenibilità economica nel tempo, quindi è a tutti gli effetti un'attività commerciale attivata dal GAL. Cioè, Trieste Green non è l'attività istituzionale che il GAL fa, ok? Quindi non è finanziata con fondi 19 della misura del PSR, ma utilizziamo tutta una serie di finanziamenti, progetti, attività commerciali di fatto proprio per poterla tenere in piedi. Quindi la persona che si dedica all'attività di gestione del sito e-commerce è pagata con gli incassi. Facile. E ci deve stare dentro. Dobbiamo trovare il modo di starci dentro. L'attività di comunicazione della parte istituzionale, eccetera, eccetera, è tutta usata con fondi non del PSR, ma regionali che sono destinati all'attività di promozione turistica. Gli eventi li facciamo usando un ventaglio di finanziamenti, tra i quali anche la parte commerciale. E tutto questo è nato prima, ok, di quello che vedete, ma nel 2022 i GAL regionali friulani sono stati sottoposti a una verifica da parte della Corte dei Conti in un documento di 1000+ pagine circa c'è una parte estremamente importante che è stata proposta qua e scrive in quest'ottica lo svolgimento di attività esterne alle finalità dirette e anche a carattere economico, pur di carattere necessariamente secondario e comunque strumentale alle finalità proprie, sia adeguatamente inquadrata nella cornice di riferimento e presidiata anche per i rischi economici connessi segnati da questa illustrissima Conte, potrebbe positivamente contribuire ad una emancipazione dei GAL dalla pressoché totale dipendenza del sostegno pubblico esterno. Questo che cosa significa? Che la Corte dei Conti si rende conto che i GAL sono delle strutture particolari e che non sono un ente pubblico o il braccio esteso dell'ente pubblico sul territorio, ma sono un soggetto che ha la capacità di misurare la temperatura del territorio attraverso l'attività dell'animazione, che con questa riesce a fare delle politiche territoriali che sono molto adattabili al territorio, ma che accanto a questa, per poter sopravvivere, può fare tutta una serie di attività che sono sempre legate all'ambito di competenza e via dicendo territoriali anche per rispondere alle esigenze del territorio e che quindi sono in grado di dare anche un sostegno economico al GAL stesso per poter lavorare meglio rispetto a quello di prima, perché altrimenti l'alternativa è chiudere i GAL e far fare alla regione quello che fanno i GAL, più o meno, no? Quindi o abbiamo la possibilità di avere una marcia in più, oppure ne abbiamo una di meno, purtroppo, no? E purtroppo, ultimamente dopo questo evento, abbiamo sentito e abbiamo avuto, non noi come GAL Carso, ma l'insieme dei GAL regionali, hanno avuto grossissime critiche proprio perché il territorio o gli altri territori vedono i GAL come dei bancomat, punto, e non come soggetti che fanno attività di concertazione, di progettazione, di politiche più ampie, di sviluppo e via dicendo. Quindi la faccio breve e concludo. L'obiettivo finale di Trieste.green, e siamo ancora in quella fase in cui dobbiamo arrivarci, ovviamente, ma stiamo lavorando per poterci arrivare fin qui, è quello di riuscire a diventare un'agenzia di sviluppo locale del GAL. E abbiamo nel frattempo messo in piedi Trieste.green, che dovrebbe e vorrebbe diventare lo strumento digitale di promo commercializzazione del territorio rurale dell'ambito carsico. Io vi ringrazio.